stadio della Dinamo di Dresda in occasione dell'incontro di andata del terzo turno della Coppa UEFA. Si affrontano su uno stadio, come potete vedere da queste immagini, completamente ricoperto di neve, la Dinamo di Dresda e la Roma. Arrivate a questo terzo turno dopo aver eliminato rispettivamente il Norimberga e il Partizan di Belgrado da Roma, la formazione scozzese dell'Aberdeen e quella belga del Waregem, la Dinamo di Dresda. Si gioca dunque in condizioni meteorologiche abbastanza difficili, si alternano momenti in cui nevica, in giornata almeno tre volte è nevicato, anche se non si è mai raggiunta la consistenza dei giorni scorsi. Comunque lo stadio non è stato spalato della neve dei giorni scorsi, soprattutto lunedì è nevicato, e questo anche perché i tedeschi della Dinamo preferiscono giocare su un terreno poco adatto alla abitudine dei giocatori italiani, che non sono abituati a giocare appunto sul terreno gelato, parzialmente gelato. Comunque, per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, c'è da dire che rispetto a ieri la temperatura è aumentata. Ieri più o meno a quest'ora eravamo sui 6-7 gradi sotto lo zero, adesso siamo invece intorno allo zero, e in effetti è la temperatura tipica proprio per la neve. La Roma gioca con questo schieramento privo dei brasiliani. Renato, reduce dall'infortunio di domenica scorsa a Cesena, Andrade, che proprio per le considerazioni legate al terreno di gioco e alle difficoltà ambientali è stato portato in panchina. La Roma gioca dunque con Tancredi, Gerolin, Nela, Collovati, Oddi, Desideri, Conti, Rizzitelli, Feller, Giannini e Policano. Quindi c'è la presenza contemporanea dei due attaccanti Rizzitelli e Feller, la presenza di Bruno Conti in un ruolo abbastanza simile a quello di Renato, ma probabilmente con un compito, grazie all'esperienza del giocatore campione del mondo nell'82, con un compito ancora più ampio, diciamo, di quello normalmente affidato a Renato, e in questo proposito ci sono i precedenti delle partite sia con il Norimberga sia con il Partizan, soprattutto le due partite con il Partizan nelle quali Bruno Conti è stato determinante, a Belgrado per quanto riguarda i due gol segnati, a Roma per quanto riguarda l'organizzazione del gioco. In panchina Nils Lidom ha portato il secondo portiere Peruzzi, Cipelli, Andrade, Bianchi e Statuto, quindi un giocatore di esperienza come Andrade e quattro giovani: Peruzzi, che però ha già esordito in Coppa UEFA nella partita di andata contro il Norimberga, Cipelli, Bianchi e Statuto, che provengono dalla formazione della Primavera. Comincia l'incontro, Roma nel primo tempo gioca alla destra dei vostri schermi, mentre la Dinamo Dresda in maglia gialla, pantaloncini neri, attacca da sinistra verso destra e cerca di farlo promuovendo questa prima azione. Vediamo il libero Liberam che recupera questo pallone nella sua metà campo. La Dinamo gioca con Teuber, Trautmann, Liberam, Dibitz, Deschner, Kirchner, Stübner, Pils, Kirsten, Minge e Gütschow. È assente Hauptmann, che è stato squalificato, così come nella Roma è squalificato Manfredonia, e poi la Roma ha altre assenze sia per l'infortunio di Renato sia per l'impossibilità di impiego ancora in Coppa UEFA per tutto l'anno solare 88 dei giocatori acquistati dopo il 15 di agosto, quindi è il caso di Massaro, di Mauro e di Ferrario. C'è una rimessa laterale in favore della Roma che viene effettuata da Giannini. La partita è diretta da una terna francese, l'arbitro centrale Biguet, coadiuvato dai guardaline Zagni e Legren. Si gioca un stadio completamente gremito, circa 38.000 spettatori, i posti sono in gran parte in piedi, lo stadio è quasi completamente allo scoperto, quindi difficoltà ambientali notevoli. C'è Feller che cerca di rubare la palla sull'uscita del portiere Teuber, comunque interviene l'arbitro Biguet. C'era stata l'uscita di Teuber sul quale era intervenuto appunto Feller, l'arbitro ha segnato il calcio di punizione in favore della difesa della Dinamo di Dresda. Liberam
ancora su Kirsten, che fa molto movimento, un tentativo di mettere in movimento giusto sul settore sinistro, fermata un po' rudemente questa azione della Dinamo Dresda. C'è il calcio di punizione mentre viene richiamato, rimproverato e viene ammonito oggi. Pensavamo soltanto a un richiamo verbale, invece oggi è stato ammonito per questo intervento su Guccio, che è il giocatore ancora a terra. Prima interruzione, siamo al 5:20 del primo tempo, con le due squadre sullo 0-0, il primo intervento di una certa ruvidità e l'arbitro ha subito fatto capire che non intende tollerare il gioco pesante e di conseguenza ha ammonito Emilio Oddi. Dietro c'è anche Deschner, il numero 5, e dietro ancora c'è Stubner, il numero 7. Proprio lui che prende la rincorsa, riceve il pallone, cerca di crossarlo al centro, dove la difesa romanista con Desideri poi alla fine disimpegna mandando lontano. La palla è recuperata comunque subito da Dibitz e quindi prosegue l'azione di attacco della Dinamo, che secondo quanto era facilmente presumibile ha assunto un certo controllo territoriale della partita, fa gioco, cerca di costruire le manovre offensive e ora la Roma sta cercando di studiare una tattica di contenimento non rinunciataria ma comunque di controllo per limitare le folate offensive della squadra avversaria. C'è un intervento di anticipo di Trautmann, ancora un intervento difensivo di Collovati, la rimessa in gioco di Pils, Policano, Mela, ancora Policano che si sta battendo in difesa, ancora Pils, cerca la conclusione poi e va Tancredi sul tiro da parte di Trautmann, il tuffo a deviare in calcio d'angolo. Ecco la ripetizione, vedete Tancredi che è andato opportunamente a deviare, anche lui non si è fidato del terreno molto insidioso. Calcio d'angolo, primo angolo della partita in favore della Dinamo. Il colpo di testa è stato di Stubner, c'è stato comunque un altro intervento e quindi la palla all'ultimo tocco è stato romanista e quindi si parte dalla parte opposta, il secondo calcio d'angolo consecutivo da parte della Dinamo di Dresda. Vediamo che anche Rudi Stöller è processo in difesa, mischia in area Collovati, poi consente l'intervento di Tancredi che blocca a terra il pallone. Questa azione nata dal secondo calcio d'angolo della Dinamo e che stiamo rivedendo all'11:30 del primo tempo. Ecco l'intervento di Tancredi protetto da Collovati. Ancora verso Dibitz, buon anticipo di Nela, palla che perviene dopo il tocco di Stubner a Policano, azione proseguita da Föller in combinazione con Policano, cerca la collaborazione ancora di Policano che va poi al tiro, la palla rimbalza due volte su due giocatori della difesa, ancora Policano intercetta nuovamente per tre volte Policano e ancora Policano riesce a intercettare, forse questa volta però si aiuta con la mano e infatti c'è il calcio di punizione in favore della Dinamo Dresda. Ha battuto Lieberman e quindi da Dibitz a il capitano Pils, ha toccato Nela, all'indietro c'è Collovati e poi arriva anche Oddi, calcio di rigore. Intervento che rivediamo ancora, c'è Nela che viene scavalcato, poi ecco l'intervento di Oddi e l'arbitro ha segnato il calcio di rigore in favore della Dinamo Dresda. 13:45, rivediamo ancora questo intervento, forse la sensazione era che la palla ormai non fosse più controllabile, ma questa è una sensazione così visiva
da lontano senza poter effettivamente rendersi conto di quello che era la situazione. La sensazione era che l'azione non fosse così irresistibile, così pericolosa, e comunque nello slancio Oddi è andato a fermare irregolarmente l'avversario e l'arbitro Bugé ha assegnato il calcio di rigore in favore della Dinamo Dresda. Guccio che batte il rigore, il suo tiro e il gol. Dinamo Dresda in vantaggio al 14esimo minuto e 40 del primo tempo. Rigore di Guccio porta in vantaggio la Dinamo Dresda. Rivediamo, aveva intuito Tancredi che era quasi arrivato sulla palla e quindi giustificato il gesto di stizza da parte del portiere della Roma, perché aveva intuito il tiro che era però molto angolato e sul quale Tancredi non è riuscito a intervenire. Dinamo Dresda 1, Roma 0, siamo ormai al quarto d'ora del primo tempo. La sensazione è che una grossa responsabilità su questa azione che ha portato al primo gol della Dinamo Dresda sia proprio delle difficoltà del terreno di gioco, che hanno fatto scivolare, diciamo così, la difesa della Roma. Gol di Guccio, dunque Dinamo Dresda 1, Roma 0 al quarto d'ora del primo tempo. Sulla fascia sinistra funziona abbastanza bene il tandem Santuffo fra Nela e Policano. Ecco Nela che rimette in gioco a beneficio di Feller, che gioca più sul settore sinistro mentre Rizzitelli è più al centro. Verso Rizzitelli viene servito questo pallone che serve a sua volta a Giannini in area. Giannini tenta di servire ancora e ci riesce. Feller, controllo di Dibit su di lui, raddoppio di marcatura su Feller, arriva Liberam, effettua un rinvio verso il centravanti Kirsten che parte da molto dietro e è un giocatore che segna, però è molto arretrata la sua posizione di partenza. Eccola ancora Kirsten che sta quasi al limite della propria area di rigore, pronto a scattare. Ecco ancora un intervento di Collovati in fallo laterale, ma poi è rimasto libero Guccio, pronto il suo cross al centro, pericolosissima l'azione da parte della Dinamo Dresda con la difesa della Roma che restava ancora a protestare mentre non c'erano stati interventi dell'arbitro e avevano lasciato pericolosamente libero il numero 11 Guccio. Rivediamo ancora la parte finale di questa azione che si è conclusa con un diagonale controllato dal portiere Tancredi. E adesso si vede anche dalla inquadratura televisiva la nevicata ha assunto proporzioni, diciamo, più classica da vera e propria nevicata, non è più il nevischio di una mezz'oretta fa. Anche le condizioni di visibilità sono notevolmente peggiorate. Va al tiro Giannini, conclusione fuori, c'è stata una deviazione sul tiro di Giannini, quindi c'è il primo calcio d'angolo in favore della Roma. Questa azione di Giannini che abbiamo visto inquadrato al 26esimo minuto del primo tempo, la Dinamo è in vantaggio per una rete a zero sul rigore di Guccio al quarto d'ora. La Roma batte adesso il suo primo calcio d'angolo nella prima azione in cui ha tirato in porta praticamente. L'angolo di Conti, Feller dietro, Giannini ancora, che conclusione al volo alta, la conclusione di Giannini che ha cercato, considerando anche le condizioni climatiche, il tiro forte. Rivediamo l'angolo di Conti, ecco che arriva Giannini e il capitano sferra questo tiro molto alto. Accanto a lui c'era anche Desideri, c'era anche Collovati che si era portato in avanti per seguire eventualmente di testa gli sviluppi di quel primo calcio d'angolo. Ancora tutta la Roma in difesa e c'è un salvataggio di Oddi sulla linea e poi un recupero ancora di Gerolin e quindi un intervento dell'arbitro che ha fischiato una irregolarità dei giocatori tedeschi e quindi ha segnato il calcio di punizione alla Roma. Rivediamo l'angolo e il salvataggio è di Giannini, era Giannini sulla linea
che ha evitato il raddoppio della Dinamo Dresda con un opportuno piazzamento alle spalle del portiere Tancredi. Bel salvataggio di Giannini al 33esimo del primo tempo, con la Dinamo che conduce per 1-0. Nela non trova compagni ben disponibili per la collaborazione su questa rimessa laterale, serve poi verso Rizzitelli, quindi prosegue l'azione. Policano è in linea con Desideri, un buon pallone verso Feller sul quale esce Teuber con i piedi e manda in calcio d'angolo. È il primo intervento vero da parte del portiere della Dinamo. Viene intanto ripetuto questo episodio mentre la Roma sta per battere il suo secondo calcio d'angolo. Da Bruno Conti, ci sono Feller, Policano, Rizzitelli in area, palla raccolta molto bene, impresa alta dal portiere Teuber. Conti ha agganciato un bel pallone, ma è l'ultima azione di questo primo tempo, dunque che finisce addirittura con una ventina di secondi di anticipo. Le due squadre vanno al riposo con il punteggio di Dinamo Dresda 1 Roma 0. Il gol al 14:40 di Gutschow sul calcio di rigore appariva abbastanza legittimo il vantaggio della Dinamo Dresda nei primi. Con il Dinamo Stadion di Dresda, dove la partita è cominciata da un minuto circa, è cominciata con la Dinamo veementemente all'attacco, ha sferrato due tiri piuttosto insidiosi che sono sibilati molto vicini alla porta di Tancredi. È stato Pils che ha effettuato il secondo tiro e Guccio che ha effettuato il primo tiro con molta violenza, ma fuori bersaglio. Adesso la Roma sta replicando, è la prima azione di attacco della Roma del secondo tempo, comunque la prima azione in cui la Roma è nella metà campo della Dinamo, ed è Conti che prosegue un'iniziativa di Giannini, fa proseguire per Nela, sì, e naturalmente cerchiamo anche di alzare se è possibile il livello del nostro commento. Adesso l'azione della Dinamo Dresda con Gutschow e quindi con Deschner. Vi ricordo il punteggio: Dinamo Dresda 1 Roma 0, il gol di Gutschow su calcio di rigore. Vi ricordo anche le formazioni delle squadre mentre vediamo un disimpegno difensivo di Stefano Desideri, poi Giannini. Rizzitelli lascia per Policano che scivola, però recupera l'equilibrio e cerca di servire Feller, ma fa ottima guardia su di lui Trautmann che impedisce a Feller di agganciare un pericolosissimo pallone servito molto bene da Policano. La Roma gioca con Tancredi, Gerolin e Nela, Collovati, Oddi, Desideri, Conti, Rizzitelli, Feller, Giannini e Policano. Squalificato Manfredonia, infortunato Renato, lasciato in panchina Andrade per le condizioni meteorologiche molto lontane dal normale maniera in cui Andrade è abituato a giocare. Andrade in panchina con Peruzzi, Cipelli, Bianchi e Statuto. La Dinamo Dresda gioca con Teuber, Trautmann, Liberam, Dibitz, Deschner, Kirchner, Stübner, Pils, Kirsten, Ming e Gutschow. Non è disponibile Hauptmann che è stato squalificato anche lui. Ancora un'azione d'attacco della Dinamo molto pericolosa e ancora un intervento da parte di Collovati su Kirsten, reclamano il calcio di rigore i giocatori del Dinamo Dresda. Rivediamo l'episodio, l'arbitro ha fatto comunque proseguire, Collovati che interviene per fermare Kirsten. Le immagini tornano adesso dal vivo dopo questo episodio che ha fatto alzare in piedi la tifoseria del Dinamo Dresda, che aveva reclamato la concessione di un secondo calcio di rigore. Palla per Conti che serve Desideri, va al tiro Desideri, il suo sinistro è molto alto, ha cercato la sorpresa nel tirare rapidamente, non potendo quindi ottenere la giusta coordinazione per il tiro. Ecco inquadrata la panchina della Roma con Sormani, con Lidl, ci sono, come vi ho detto, il secondo portiere Peruzzi, Cipelli, Andrade, Bianchi e Statuto. La partita è diretta dal francese Biguet con la collaborazione di Zagni e Legren. Intervento di Collovati, quindi Gerolin, il controllo difficoltoso da parte di Stübner, Feller per Giannini, scatto anche di Rizzitelli. Giannini vede infatti Rizzitelli, lo serve aprendo molto sulla fascia sinistra, comunque in spazio sufficientemente raggiungibile da Rizzitelli che mette al centro. C'è il colpo di testa di Kirchner,
quindi subentra nell'azione Desideri, cerca il tiro forte, Desideri cerca di sfruttare la sua caratteristica saliente del tiro violento, che potrebbe diventare molto pericoloso da questa distanza con questi terreni soprattutto. Girolin, Conti, Giannini vede arrivare Nela dalla parte opposta, Nela va in tiro, la conclusione parata molto bene da Toiber, bella conclusione da parte di Nela, autore del gol di domenica scorsa a Cesena, bell'inserimento offensivo di Sabino Nela al quinto minuto del secondo tempo, con l'altrettanto bella risposta che rivediamo del portiere Toiber. Non è stato molto impegnato il portiere della Dinamo Dresda, ma quando l'ha fatto si è disimpegnato sempre con molto valore e soprattutto con molta sicurezza anche nella presa, che in queste condizioni può essere più difficoltosa nel contatto fisico, nel contrasto. Vediamo che sta per entrare Andrade, forse ecco che è pronta la sostituzione, forse proprio Policano potrebbe uscire o qualcun altro, ma sensazione che posso uscire anche Policano, Conti, ma mi pare Conti che si sia, ecco Conti, infatti è Conti che si è allontanato. Dunque al quarto d'ora del secondo tempo la Roma sostituisce Bruno Conti con Jorge Andrade al posto di Bruno Conti. Da qui non siamo in grado di stabilire se si tratta di una scelta tattica, se si tratta di qualche problema subentrato a Conti dopo l'avvio scoppiettante della Dinamo e nei primi. Ecco Conti che è in panchina, sembra leggermente sofferente, ma può darsi che sia soltanto stanchezza. Avanza adesso Liberam, c'è ancora un intervento di Nela, ammonizione a Nela, ammonito Nela, il terzo romanista ammonito, Oddi, Policano e Nela. Ecco, rivediamo l'intervento di Nela mentre dietro c'è Policano e viene ammonito Nela. Düşner in profondità per Kirsten, c'è l'anticipo da parte di Oddi, poi però Kirsten ha la meglio su Oddi, entra pericolosamente in area di rigore, il cross e il gol, raddoppio da parte della Dinamo proprio nel finale. C'è da dire che anche in questa circostanza c'è un errore difensivo, la palla era forse meglio controllabile, Kirsten è entrato, ha effettuato questo cross e praticamente è stato facile per il giocatore che era appostato proprio a diretto contatto con la porta. Vedete che Minghe è praticamente solo e Minghe deve soltanto deporre la palla in rete. È il 36esimo minuto del secondo tempo e arriva questo raddoppio di Minghe in un momento in cui la Dinamo non sembrava in grado di produrre lo sforzo necessario. E c'è ancora da dire che il terreno ha tradito i difensori, l'azione di Kirsten sembrava facilmente controllabile e invece è arrivato lo spunto da parte di, la possibilità da parte di Kirsten di evitare l'avversario, entrare in area, effettuare questo pericoloso cross che ha tagliato la difesa e Minghe ha raddoppiato. Policano, il tiro molto debole, scoccato male, palla che non viene agganciata se non da Andrade finalmente dietro e quindi recupera Desideri, un lancio lungo verso Feller, si districa, preso avversari, alta la conclusione di Feller che ha cercato la conclusione su una delle pochissime palle che è riuscito a giocare, per il controllo molto assiduo da parte di Trautmann sul quale c'era sempre comunque un aiuto da parte di qualche compagno. In ogni caso la giocata di Feller era scorretta nel momento in cui ha cercato di liberarsi, infatti vediamo che il gioco riprende con un calcio di punizione in favore della difesa
della Dinamo, infatti così dovrebbe essere, una spinta a Feller, quindi c'è il calcio di punizione in favore della Roma, ma siamo proprio alla conclusione, 45 minuti e 20 secondi, qualcosina da recuperare, molto poco, la Roma è finita, la Roma lascia lo stadio di Dresda sconfitta per 2-0, una sconfitta che forse non aveva meritato per quanto riguarda la disposizione in campo, due interventi difensivi non felicissimi dovuti in massima parte alla condizione del terreno di gioco hanno consentito alla Dinamo di trovare l'opportunità del gol su calcio di rigore nel primo tempo realizzato poi da Gutschow e con Ming nella ripresa sullo spunto di Kirsten proprio a 9 minuti dalla conclusione dell'intero incontro proprio nel momento in cui la Roma dava la sensazione di ormai avere in mano il controllo della situazione. L'incontro di ritorno dunque vedrà ancora una volta la Roma costretta, come aveva fatto alla fine del primo turno, sconfitta in casa del Norimberga, alla fine del secondo turno sconfitta a Belgrado per 4-2, costretta a un recupero di almeno 2 gol. È tutto da Dresda, linea allo studio di Roma.